Torino è la città del cinema. Il cinema italiano, sono in pochi a ricordarlo, ha mosso qui i primi passi. I fratelli Lumière erano di Lione, poco oltre le Alpi, a 300 km dalla capitale sabauda. Torino era il primo ovvio terreno di conquista per i geniali fratelli francesi. Eravamo nell'ultima decade del XIX secolo. Il cinematografo dei fratelli Lumière sbarcava allora nel Regno d'Italia, facendo tappa proprio a Torino. Nascita di Cinecittà, voluta dal Duce nel 1937, la casa del cinema italiano era almeno in parte ancora Torino. Cabiria fu girato nel 1914, sceneggiato da Gabriele D'Annunzio, per la regia di Giovanni Pastrone. Un colossal muto di oltre 3 ore, ambientato al tempo della Seconda Guerra Punica. Costò 20 volte un film medio dell'epoca. È il film muto più importante della storia del cinema italiano. Insomma, ogni storia italiana che racconti di cinema ha senso che parta da qui, anche questa. C'era una volta un esploratore, anzi un fotografo, ma anche un cineasta. Si chiamava Alberto Maria De Agostini. Ha fondato l'istituto geografico più famoso d'Italia ed era un prete salesiano, missionario, biellese di nascita e torinese di adozione. Nel 1933, quando il cinema iniziava a conoscere il sonoro, produsse quasi da solo un film che fece epoca e che raccoglieva materiale filmato dagli anni 10 in poi, Terre Magellaniche, girato nella Patagonia argentina. Non era un caso. In quegli anni molti missionari, spesso italiani, cinepresa in spalla e Vangelo nello zaino, iniziavano a raccontare la loro vita da Indiana Jones ante litteram, in Asia, Africa e America Latina. Una vita avventurosa, in mezzo a nucoli di selvaggi, quasi sempre pericolosissimi. È così che accanto ai grandi generi del cinema delle origini nasce il cinema missionario, anche se per qualcuno tutto ciò non è mai accaduto. Sono Maria Francesca Piredda e collaboro all'interno dell'Università Cattolica di Milano. Precedentemente ho lavorato all'Università di Bologna, dove ho fatto il dottorato proprio sul cinema missionario. E sono giunta a questo tema un po' per caso, nel senso che io lavoravo sul cinema coloniale italiano e mi sono imbattuta in un articolo che parlava di un film girato da missionari. A quel punto mi si è accesa una lampadina, mi sono chiesta, sarà mica l'unico film? In effetti non era l'unico. Da qui ho iniziato una ricerca, devo dire, molto complessa, di tante porte chiuse, perché sono andata veramente a chiedere direttamente ai missionari, agli istituti missionari, se sapessero di film che avevano girato. E la maggior parte dei missionari mi ha detto no, assolutamente, noi non abbiamo mai fatto cinema. E invece veramente con grande pazienza sono usciti fuori tantissimi film, parlo di almeno 300 titoli, dei quali purtroppo molti non si sono conservati. E su questo ho costruito un lavoro, un dottorato, 2 libri, insomma tutta, tra virgolette, una vita di ricerca. Maria Francesca Piredda è forse la più autorevole esperta italiana di cinema missionario. L'abbiamo incontrata al Museo del Cinema di Torino, che si trova all'interno della Mole Antonelliana, uno dei più bei musei al mondo, tra quelli dedicati alla settima arte. Il cinema missionario, diciamo che si definisce un gruppo di film che ha determinate caratteristiche
Prima di tutto il fatto che sono film realizzati da missionari. Poi al loro interno questo gruppo di film ha caratteristiche molto differenti, per cui per esempio abbiamo da una parte i documentari e dall'altra parte i film di finzione, e dentro i documentari quelli di taglio più naturalistico, antropologico, altri invece con un carattere più propagandistico. Per quanto riguarda i film di finzione invece si dividono nei cosiddetti proprio generi, per cui abbiamo il western come Fiamme, che è un film dei Saveriani del 29. Contro il delitto una voce si leva alta e angosciata, la voce del missionario, l'amico, il padre. Un western, strano ma vero, è stato girato nell'Appennino tosco-emiliano in estate da alcuni missionari che facevano ritorno a casa per qualche mese. Volevano provare a raccontare nel modo più efficace possibile il loro lavoro, l'epopea di giovani missionari bianchi alle prese con popolazioni ovviamente selvagge e pericolose. Niente di meglio che raccontarlo con un film di genere. Gli ingredienti ci sono tutti. L'impegno produttivo è evidente, la riuscita forse un po' meno. Il cinema missionario fatica a sfondare. E questo non vale solo per Fiamme. Dobbiamo scoprirlo e cacciarlo via. Fiamme è stato, diciamo, il secondo esperimento dei Saveriani. Prima c'era Il nido degli aquilotti, che purtroppo non si è salvato, quindi non sappiamo esattamente di cosa parlasse, però pare che abbia avuto la stessa impronta western. Fiamme sì, poi è eccezionale, soprattutto perché è il primo film di finzione missionaria che si è integralmente conservato, anzi uno dei pochi che si è conservato. Ed è interessante perché è stato girato in un'estate sugli Appennini, sull'Appennino Parmense, da un gruppo di missionari che ha deciso così di passare le sue vacanze, quindi è veramente un'opera a sé. Già degli anni 20 il western, il cinema western è considerato forse il cinema più maggiormente diffuso, ecco, nell'immaginario collettivo, nel senso che i capolavori del western, intendo il western hollywoodiano, devono ancora essere girati, penso ad Ombre rosse, per dire, di Ford, che è del 39. Però già esistono degli esempi di cinema western che sono arrivati in Europa e che possono aver colpito molto soprattutto il pubblico giovanile, e i missionari spesso hanno l'esigenza di raccogliere un pubblico che sia soprattutto di ragazzi, anche per avvicinarli alla causa missionaria. D'altronde questi ragazzi potrebbero diventare in futuro appunto dei missionari, quindi vogliono dare l'idea di una vita missionaria comunque avventurosa e non legata, diciamo, alla chiesetta di campagna. Riassumiamo. Dopo che i Lumière sono transitati a Torino e il cinema ha preso il volo anche qui in Italia, un nutrito gruppo di religiosi cerca di parlare del lavoro svolto dai missionari usando la celluloide, ma l'operazione non riesce appieno. Come mai? In effetti la qualità di questi film è abbastanza limitata, no? Il linguaggio cinematografico è usato veramente nei minimi termini, però è assolutamente un capitolo della storia del cinema, ancora purtroppo poco conosciuto, ma assolutamente interessante.